Sono le 2.33, 14.33 del 10 febbraio 2019. È iniziata la partita di calcio tra Pontevichese e Poncarale. E allora il Poncarale che avanza col suo capitano nell'area e tira in porta con una grande parata di Bindoni, che tira fuori la ragnatela dal buco, perché il tiro era veramente insidioso. Questo è avvenuto al secondo, terzo minuto. Massimiliano c'è il pallone e prende un calcione. Tredicesimo minuto del primo tempo, punizione guadagnata da Massimiliano, pronti al tiro in porta e traversa colpita. Applausi, ma la palla poteva essere anche in gol. Bravo ragazzo. Massimiliano che stira la palla di testa e favorisce l'intervento del numero 7, che la offre in area. Attenzione, bisognerebbe riappoggiarla, e poi lo si fa col numero 7, che potrebbe crossare, lo fa in modo maldestro, palla però svirgolata dai difensori del Poncarale. Passaggio in mezzo per Max, il portiere la tiene e poi rischia quello che non deve rischiare. Palla per Massimiliano, che tira in porta e prende applausi. Se avesse centrato la porta poteva essere un dolore per il Poncarale. Bellissimo, non abbiamo filmato un'intercettazione della palla da parte di Massimiliano, che quasi la portava via il portiere. Tacca adesso il Poncarale, bellissimo questo 1-2 per il numero 11 che si avvicina all'area, poi la mette in mezzo, attenzione, tiro in porta, la palla è fuori, vediamo chi la prende. Per ora il Poncarale, fallo, l'arbitro non fischia, clamoroso, la tiene, l'allarga, vediamo chi arriva per fallo o comunque scontro, è questo qui, palla in avanti, Massimiliano che prende il pallone e poi commette fallo, l'arbitro dice di no. Attenzione, Massimiliano la dà benissimo e si può fare di tutto. Tiro in porta, parata, e allora la palla viene messa opportunamente lontana dal numero 7, che rischia grosso, ed è fallo laterale battuto, palla in mezzo sulla testa dei difensori che poi trovano il pallone, palla buona, fallo clamoroso, ma se l'arbitro non interviene la partita si metterà molto molto male, perché la ragazza deve avere più polso, altrimenti i ragazzi si faranno del male. Quasi al 20esimo, ma non si può tirare così le punizioni, se non si tirano così non va bene. Palla buona per il Poncarale, Massimiliano viene sovrastato dal numero 5, che è una torre della difesa, da esperto attaccante. Ruba un bellissimo pallone, Massimiliano lo appoggia e poi il suo compagno la perde, peccato. 27esimo, pronti al tiro, tiro in porta, forse corner, e corner è. 28esimo, battuto corto il corner, palla in fallo, calcio di rigore, l'arbitro decide subito per il calcio di rigore. La spinta ci è parsa abbastanza netta, nessuno protesta, e forse bisogna essere un pochino più prudenti. Tutto è pronto per il calcio di rigore, e il numero 9 che batte, Bindo ci prova, tiro in porta e gol, si tuffa prima Francesco, ed è 1-0 per il Poncarale al 27esimo del primo tempo. Vediamo se si riesce ad appoggiarla, ci vuole un cross, la palla è buona, fallo, rigore, l'arbitro fallo, siamo sulla fascia, palla in avanti, Massimiliano, vediamo se riesce a prendere il pallone, Massimiliano la mette in mezzo, ma nessuno guarda, nessuno vede, l'arbitro ha perso secondo noi qualcosa. Siamo rimasti senza parole perché c'è stato un clamoroso infortunio della difesa,
ha perso la palla il difensore, poi l'ha persa anche il portiere e l'attaccante è andato praticamente in porta senza colpo ferire. 2-0 al 43esimo del primo tempo, clamoroso al Ponte Vico. Passaggio e la fine del tempo viene fischiata in questo momento. 2-0 per il Puncarale, è partita poco degna del Ponte Vico.